del TG1, lo vuoi togliere, che tutte, ma tutte le volte che lo vedi è come basta la parola, come il confetto Falqui, basta la parola appena lo senti parlare di mandarlo a cagare, perché è meraviglioso. E allora, stanno succedendo cose ovvie, cose non ovvie, la Costituzione se n'è andata, le leggi non si sa cosa sono, e qui fanno tutte cose così. E allora che cosa bisogna fare, cari signori? Perché siamo qua? Perché poi dicono che io parlo male, offendo Napolitano, dico le parolacce, no, ho detto, non ne voglio dire, stasera io non mi voglio né arrabbiare né niente. Vedo un sacco di persone per bene davanti a me, anche dei bambini, ciao bambina, avrai 14 anni, hai già 32.000 euro di debito, quindi non ridere, perché li pagherai tu questi debiti. Quindi, che cosa dirvi? Che noi ci hanno accusato l'antipolitica, Grillo, i videi, perché abbiamo fatto i videi, li abbiamo chiamati vaffanculo dei, quando la Cassazione ha detto che la parola vaffanculo non è una brutta parola, ma è un consiglio turistico sessuale. Allora, il discorso. Sì. Allora, noi siamo scesi in piazza, perché? Ma scusate un po', ma per 3 anni, noi parliamo di 3 anni fa, quando 2 giorni fa Schifani, la seconda carica dello Stato, Schifani, quello che si fa il riporto coi peli delle ascelle, ha detto che bisogna espellere i corrotti dai partiti. Se ne è accorto, Dio mio, hanno dei riflessi straordinari, scoprono che ci sono i corrotti, Dio mio, a destra, a sinistra, in tutti i partiti, arrestano uno, non fanno tempo a arrestare l'altro, arrestano un altro, e veline, si scambiano le veline, si scambiano, che veline? Le escort, non sono escort, bisogna, io adesso dirò una parolaccia, perché bisogna identificare con le parole i significati reali, se no non capiamo più niente, ecco, le escort non si devono chiamare escort, sono puttane! Allora, non è una brutta parola, ma scusate, se no non identifichiamo più nessuno. L'utilizzatore finale, sei il puttaniere finale. Non... Allora, la strategia del puttaniere funziona. Comprano con le donne, comprano con i soldi, con le donne specialmente, al posto dei soldi. Bertoladro è uno che si faceva con l'artrosi cervicale, si faceva massaggiare e dava delle ripassate alla Francesca, ma c'è la ribollita alla Fiorentina e la ripassata alla Francesca, quella di Bertolaso. Ora Bertolaso fa parte di un'associazione quasi a delinquere, che è la protezione civile, dove decreta che ci sia uno stato di emergenza per evitare appalti pubblici, per dare lavoro alle loro consociate, col casino dell'emergenza. Emergenza è diventata, per esempio, i campionati mondiali di ciclismo, è diventata emergenza. Abbiamo speso 28 milioni di euro quando la Svizzera ne ha speso 7. Emergenza è stata l'H1N1, abbiamo comprato 24 milioni di vaccini perché era emergenza. E dove sono i 24 milioni? Con epidemie finte, l'emergenza. Allora noi abbiamo che cosa? Che cosa è la protezione civile? Fatta da volontari, dal basso, straordinari, persone per bene, i pompieri sono straordinari, sono stati talmente straordinari che sono stati premiati dal nostro Ministero delle Finanze, che gli ha mandato una lettera dicendo, cari pompieri, visto che vi siete comportati bene, avete salvato vite, vi diamo una medaglia, però per darvi la medaglia ci dovete mandare 130 euro. Questo è il nostro governo, questa è la politica. E mentre io devo pagare e devo subire questi atteggiamenti della protezione civile che vanno all'Aquila, lasciano il centro così, con gli aquilani 45.000 ancora nelle tende, con le scorie, con i massi, con le robe nel centro che non ricostruiscono il centro, ha fatto una bella figura, ha messo delle casette, l'ha messa lì, poi se ne sono andati. 45.000 sono nelle tende ancora. E non c'è niente, io non voglio avere una protezione civile così, perché io non voglio essere protetto da gente così. Io voglio una prevenzione civile, mi devi fare una casa che non crolli quando arriva la quinta scarica di terremoto. Non che poi mi proteggi quando l'hai fatta di cartone perché sono sotto le macerie. Questo è un paese così, non devo né gridare né niente. E allora quando abbiamo fatto il V-Day non era per fare una rivoluzione. Non volevamo rivoluzionare il mondo, volevamo essere un paese normale.
Abbiamo detto c'è la Costituzione, ci mette a disposizione le leggi popolari, i referendum abrogativi. Scegliamo le leggi popolari. Scusate, siamo andati in piazza a firmare. Ci siamo messi di nuovo in coda con l'ufficiale pubblico ufficiale, tutti in coda. E in un giorno e mezzo sono scesi in piazza, 3 anni fa, se vi ricordate, per il primo V-Day, 1,5 milioni di persone in 250 città, 350.000 firme. Firme, 350.000 firme prese con la carta d'identità. Per dire cosa? Rivoluzionare? No! Per diventare un paese normale e dire, guardate, ecco, questa legge popolare vorremmo che almeno quelli condannati in terzo grado, cioè in via definitiva, andassero via dal Parlamento. Almeno quelli condannati 3 volte, ora 3. 2 possono ancora rimanere 6-7 mesi, ma quelli 3 ci piacerebbe che uscissero. E un bel risultato l'abbiamo avuto, perché erano 19 e adesso sono 23. Quindi i cittadini sono sentiti e sono tenuti in considerazione. E poi abbiamo detto, firmiamo anche per 2 legislature. Nessuno vi dà la delega eterna. Io sono stufo di vedere della gente che è lì da 25 anni, Fassino, la moglie di Fassino 30 anni, D'Alema 28. Ma chi te l'ha detto? Ma vai, esci e prova ad andare a lavorare una volta nella tua vita. Allora, due legislature, sono 8 anni, 10 anni, è un bel termine per portare avanti le tue idee, no? Il più grande statista che abbiamo avuto in Italia, De Gasperi, ha fatto 8 anni, 8! 8! È diventato De Gasperi! Ha avuto bisogno di 30 anni. E poi abbiamo detto, ma se siamo un paese civile, bisognerebbe andare a votare con un voto di preferenza. Perché se non voti la persona della quale ti fidi e voti il nulla, una coalizione, non sono elezioni democratiche. Non sono elezioni costituzionali. Tant'è, guarda, abbiamo mandato una lettera attraverso il blog di un costituzionalista che ha chiesto all'Unione Europea, ai diritti umani dell'Unione Europea, abbiamo mandato una lettera dicendo, ma sono secondo voi costituzionali delle elezioni che abbiamo fatto, le ultime, senza il voto di preferenza? Ci hanno dato ragione. Hanno detto, viola qualsiasi principio di democrazia, il cittadino non può scegliere. E infatti abbiamo votato così tutti, con gli sguardi così che mi guardate voi. Abbiamo votato cosa? Chi? Chi abbiamo in Parlamento? Abbiamo 1.000 parlamentari. Li abbiamo votati noi? No. Sono stati nominati da 5 segretari di partito. Dio mio, cosa facciamo? C'è di tutto lì. C'è P2, 'Ndrangheta, c'è nani, ballerine, c'è... c'è massoneria, c'è qualsiasi cosa. E allora io, 350.000 cittadini non li sta a sentire nessuno, ma stiamo scherzando? E poi ti fanno delle pippe, Schifani, su queste votazioni che non hanno portato le firme al PDL, ha detto bisogna badare al contenuto, non alla forma. Il contenuto, non la forma, non la legge, le regole che devi mettere lì, le firme entro quel giorno lì. Bisogna, il contenuto è che il PDL deve andare a votare, è il contenuto, non la forma. E 350.000 firme di cittadini messe in un cassetto da 3 anni, cosa sono, forma o contenuto? Ce lo dovrebbero spiegare. Ma Dio mio, entriamo in un comune, vai in un comune per firmare il tuo comune, quello che fanno, c'è a casa tua con i tuoi dipendenti che paghi, per firmare chiamano i carabinieri perché non vogliono. Ma stiamo scherzando, vai nella regione e ti mandano via, facciamo il referendum per l'acqua pubblica, 1 milione di firme sono scomparse, facciamo il referendum contro il nucleare, ci fanno 3 centrali. Ma Dio mio!